Molto bene, al telefono c'è Lorenzo. Lorenzo, come va? Ciao, bene, molto bene, voi? Molto bene, no, noi guarda, oggi siamo carichi. Io sono carico senza capire niente perché ho il fuso orario, quindi sono... Gli altri mi sembrano tutti bene, tu anche. Hai un figlio di 8 anni e mezzo? Sì. Sorellina di 5 anni? Sì. E? E fondamentalmente la storia è questa. Qualche giorno fa lui stava guardando un film in televisione. Fast and Furious? No, non stavo. Non avrebbe capito. E hanno utilizzato la parola sesso, sì? E lui mi ha chiesto, ha proprio specificatamente chiesto: papà, cos'è il sesso? E io ho risposto: è una cosa che fanno gli adulti che sono innamorati o no. E poi mi ha chiesto: ma com'è il sesso? Io in quei 3 secondi che ho avuto per pensare, mi sono immedesimato in un bambino che dovesse vedere una scena di sesso, ovviamente prendermi con le molle, per cui ho detto: ah, non è molto bello. La cosa è cascata lì. Sai perché? Perché secondo me noi ormai pensiamo al sesso, cioè lo sovrapponiamo troppo spesso alla pornografia, secondo me. Può essere quello, Stefi? Anche. Però quando pensi il sesso da vedere, pensi subito alle immagini e quindi pensi alla foto, un po' alla pornografia. Beh, allora senti, adesso io vorrei un po' approfittare della presenza di Lorenzo per chiedere a lui perché abbia risposto così, e poi ho bisogno di fare qualche altra domanda e di capire che cosa mi chiede lui. Però Ale, in effetti, diciamolo con le dovute cautele, magari ci fosse un bambino a casa da scuola, sì, che ha la febbre, sì, ok, che ci sta ascoltando. Intanto guarda Fast and Furious. Sì, questa primo. È la prima cosa che ti diciamo, bambino. Poi, secondo, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista della rappresentazione dell'immagine, in effetti il sesso è un gesto che ha una crudezza, che ha una sua aggressività anche, perché se vuoi c'è qualcuno che entra dentro qualcun altro, c'è un'invasione, c'è un incastro, ci sono delle cose che giustamente, è il pezzo che mi è piaciuto molto della tua risposta, gli adulti possono processare in un certo modo, per un bambino potrebbero risultare in effetti più difficili da mentalizzare come atto in sé. Ma quindi fammi capire, cos'è successo dopo? Come posso aiutarti, Lorenzo? Ma te perché gli hai detto così? Io gli ho detto così apposta perché mi sono focalizzato sempre nei 3 secondi sull'atto, cioè fondamentalmente l'immagine che lui avrebbe avuto in mente, uh-huh, sarebbe stata un'immagine non bella, quindi ho detto. Ma lui quando ti ha chiesto com'è il sesso, voleva sapere meccanicamente come si fa o è bello e brutto? No, è bello e brutto. E lì non era un'occasione per dire no, bello. Sì, perché se vuoi io l'ho interpretata così. Però gli hai dato la risposta alla prima versione, che parrebbe non essere quello che ti ha chiesto lui. Ti accorgi? Tu invece hai avuto in mente l'immagine, sì, e hai voluto restituirgli come si faccia e quindi gli hai detto che è brutto. Però se invece lui ti voleva domandare se sia una cosa piacevole o meno, tu gli hai dato la risposta alla prima figura che ti si è parata davanti. Okay, cioè lui però voleva sapere se il sesso era bello in senso assoluto e tu ti sei focalizzato un po' sul fricchi, cioè sul meccanismo, no? Però forse l'ho fatto come autodifesa, perché l'altra parte, è bello, ok, allora spiegami come funziona. Ok, ma senti, 8 anni e mezzo, sì, te sei sicuro che un'ideuzza da quando ha 3 anni alla scuola dell'infanzia, come normale che sia, si guardavano nelle mutande in bagno e si sono accorti che i maschi e le femmine sono biologicamente diversi e a cosa servano gli uni e gli altri genitali, non se la sia fatta? Perché avrebbe l'età per... Sì, però lui è molto, a parte impressionabile, è anche molto... Senti Lorenzo, però te ce l'hai dentro male sta roba qui, dai, parliamoci chiaro. Però lui è così, io, veramente sembra che io parlo da mamma, ma lui è così, cioè lui al bagno da solo ha difficoltà a andarci. La butto lì, però è vero, cioè quando devo andare in bagno mi accompagni, guarda, non c'è nessuno, casa la conosci, ma tranquillo, le luci sono accese. Però, ma per assurdo in quest'ottica, sì, ti provoco, è un paradosso, sì, quindi non so uh-huh se poi si applica al tuo bambino, ma forse non sarebbe meglio non colludere con questa sua delicatezza e sensibilità e esporlo progressivamente al fatto che in effetti una serie di cose non siano spaventose, non siano disgustose, non siano fonte di preoccupazione, altrimenti il rischio è di continuare un pochino ad accarezzare le sue insicurezze. Okay. Lo tieni un pochino troppo, come dire, in salamoia. Anche perché, che film stavate vedendo? In che contesto è stata detta la parola sesso? Potevi farti aiutare da quello? Potevi riprendere la scena? Cosa stava accadendo?
Fondamentalmente era il film, adesso lo spiego così si capisce, la famiglia Adams, dove c'è un gruppo di bambini che stanno, i miei genitori mi hanno trovato sotto un cavolo, e invece Mercoledì Adams, che per il personaggio, i miei genitori hanno fatto sesso. Ok, guarda che anche questa era un'occasione, potevi rispondere utilizzando la scena del film e spiegando che il sesso è quella cosa, tra l'altro, che oltre che si fa per amore oppure no, permette ai genitori di procreare. Secondo te, perché ti sei incartato così tanto? Avevi una serie di facilities? Mi sono incartato perché l'ho pensato così, probabilmente, siccome era distratto dalla televisione, forse la mia risposta, cioè, non so se l'avessi percepita in totale, come dire, sì, lo fanno per procreare, i genitori, magari era distratto, non mi ascoltava. Sai che te la stai raccontandissimo? Ascolta. C'è un bellissimo film dei Monty Python, Il senso della vita, dove a un certo punto c'è uno sketch sull'educazione sessuale a scuola, dove il professore, per spiegarla, porta proprio sua moglie e fanno sesso sulla cattedra. Segnatelo, Lorenzo, per una serata in famiglia. Ascolta, temo di non avere più tempo, ti dico solo una cosa. Sì. Se ti capita l'occasione, riacciuffa la roba qua. Facciamo finta che tuo figlio si chiami Franco. Franchino, senti, sai che ci ho ripensato? L'altra sera te mi hai chiesto una cosa e io ho riflettuto sulla risposta che ti ho dato. E vedi se ha voglia, se c'è il margine per riprenderla e magari un pochino aggiustare il tiro, perché probabilmente sarebbe un peccato se avesse dentro come definizione definitiva che il sesso sia una cosa brutta, perché tra 5-6 anni lo scoprirà e non vorrei che pensasse che gli hai mentito o che tu abbia dei problemi in merito. No, infatti il mio problema era, per questo ho scritto, perché dopo avergli dato la risposta tu mi sa che non era quella giusta. Lorenzo, ti mandiamo un abbraccio. Grazie. Ciao.